seconda puntata, credo, del seminario che è organizzato dall'Associazione Sinergie e da Tinada SRL, che penso adesso diranno due parole per contestualizzare. Gli incontri che stiamo organizzando hanno lo scopo di offrire una rappresentazione dei nuovi possibili profili professionali per gli studenti, gli studiosi di scienze della formazione. Quindi non solo insegnamento, ma ci sono una serie di altre professioni interessanti che possono essere offerte ai nostri studenti, ai nostri laureati, ai nostri dottori di ricerca. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi Andrea Garavaglia, che è un collega dell'Università di Milano Bicocca, che insegna tecnologie della formazione. Poi, insomma, credo che in apertura farà una presentazione più dettagliata dei suoi interessi di ricerca e del suo lavoro appunto nell'Università Bicocca di Milano. Prima di passare la parola ad Andrea, passerei la parola a chi ha ideato l'iniziativa, cioè la società Tinada SRL, che è uno spin-off di questa università, insieme all'associazione Sinergie di Bari. Noi ospitiamo come Università di Foggia in questi locali l'attività, ma diciamo i veri promotori sono questi due partner, che sono Tinada SRL e Sinergie. Passo la parola ad Anna Di Pace, già dottore di ricerca in questa università e ricercatrice a contratto presso questo dipartimento, ma anche in un'altra veste responsabile di uno spin-off dell'università. Grazie. Grazie mille, grazie. Buongiorno, grazie di essere tornati. Allora, approfitto tanto della presentazione, ringrazio per Paolo di aver presentato Andrea, che ringrazio di essere venuto. E approfitto per così comunicarvi una piccola modifica rispetto al calendario. Lunedì 25, la settimana prossima è ricca di eventi, da lunedì fino a venerdì. Lunedì 25 non c'è più il pomeriggio, ma abbiamo anticipato la formazione al mattino, quindi abbiamo un breve intervento delle aziende dalle così 8:30 fino alle 10:30 e poi dalle 10:30 fino alle 2:30 abbiamo la professoressa Andriani che vi farà vedere come è possibile costruire, come è possibile utilizzare il tablet per fare, comunque costruire una didattica innovativa. Invece poi il 26 abbiamo due interventi di due colleghe dell'Università del Salento che comunque si occuperanno di progettazione dell'e-learning e poi il 27, 28 e 29 abbiamo questi tre laboratori intensivi su come si scrive, come si partecipa a un bando europeo, quindi come è possibile utilizzare i fondi europei per esatto, comunque per appunto come fare business attraverso la formazione, in altre parole. Vi pregherei così di utilizzare il modulo che è presente online per l'iscrizione, giusto così per capire orientativamente di che spazi abbiamo bisogno per poter organizzare al meglio gli eventi. Io ho finito, lascio la parola ad Andrea e vi ringrazio di essere venuti anche oggi. Grazie, parlo che credo. No, penso che a te non serva questo, giusto? No, non serve. Spegniamo. Sì, lo passo. Lasciamolo. Lo passo. Ah, credo che. Allora, buongiorno, sono Andrea Garavaglia, ricercatore in tecnologia della formazione, didattica con nuovi media, media education. Cioè è difficile a volte definire l'ambito nel quale si fa ricerca, perché il quadro diciamo è quello della didattica, poi dopo in modo specifico mi occupo di nuove media. Il mio ambito di ricerca in modo specifico, peculiare, tratta l'e-learning. La mia ricerca sono nate soprattutto nell'e-learning in contesto universitario e nel giro di qualche anno ho effettuato una serie di esperienza sia di ricerca che di consulenze in università e nelle aziende. Dopodiché intorno al 2006-2007 ho vinto il posto da ricercatore in Bicocca dopo aver conseguito il titolo di dottorato di ricerca e sono continuate le ricerche naturalmente direttamente all'interno dell'università e le consulenze
si sono trasformate via via in delle situazioni sempre più specifiche, mirate, perché giustamente il mio tempo è dedicato alla ricerca e quindi con le aziende ho dovuto ridurre il tempo. Questo non significa che non ho continuato ad avere rapporti con le società, io continuo a fare consulenze in ambito di learning strettamente commerciale, diciamo, aziendale, organizzativo, che devo dire è un ambito abbastanza interessante, perché dal 2000 al 2010 ha avuto una situazione di sviluppo molto elevato, poi negli ultimi 3 anni la curva della crescita si è un attimino più appiattita, ma in realtà questa è una curva che è andata insieme a tutte le altre curve economiche della situazione del contesto italiano. Quindi una delle letture che ho fatto insieme a un economista del Sole 24 Ore era proprio stata che sostanzialmente nel 2000 avevano in qualche modo pronosticato la bolla dell'e-learning, che poi nel giro di 10 anni si sarebbe affievolita, perché ci sono sempre dei consolidamenti quando ci sono delle grosse novità, soprattutto nel campo dell'economia, dove si creano le situazioni innovative, si creano nuovi mercati. Ma in realtà questo affievolimento è legato più alla situazione economica, tant'è vero che se noi andiamo a vedere i mercati globali, internazionali, si vedono invece delle situazioni di forte sviluppo. Quindi questa è una cosa interessante. Una delle motivazioni del perché molti presuppongono che in realtà l'e-learning non sia in una fase di crollo è legato al fatto che in realtà noi non abbiamo ancora consolidato l'utilizzo dei nuovi media in tutti gli ambiti. Quindi è vero che le tecnologie sono sempre più utilizzate all'interno delle imprese, delle organizzazioni, della società e dell'università, ma non siamo ancora arrivati a un livello di utilizzo elevato. Non so se avete avuto l'occasione di vedere i dati degli scoreboard di Digital Agenda for Europe, che sono dei dati raccolti a livello della comunità europea sull'utilizzo delle nuove tecnologie. E il dato interessante è che vede l'Italia in una situazione di livello medio-basso di utilizzo dei nuovi media nei diversi contesti organizzativi rispetto alle medie europee. Abbiamo l'Inghilterra, la Finlandia e la Svezia sono più o meno le aree dove ci sono gli utilizzi maggiori e più consolidati. Secondo alcuni analisti di mercato, la flessione dell'economia italiana comunque rispetto all'e-learning dovrebbe comunque vedere una situazione di non abbassamento perlomeno, ma anche se non sarà uno sviluppo con una curva altissima, perché questo dipende dalla situazione economica sostanzialmente, ma comunque di mantenimento di interesse per i mercati, perché noi dobbiamo ancora salire in questo range, in questo punteggio, diciamo, scoreboard che abbiamo rispetto all'utilizzo dei nuovi media. Quindi da un certo punto di vista l'e-learning, comunque la formazione con i nuovi media, è ancora un elemento su cui fondare buona parte della propria professionalità. Sarebbe, come dire, da stupido a un certo punto di vista pensare che si può andare avanti in qualsiasi situazione, in qualsiasi intervento, in qualsiasi professione, senza saper utilizzare una tecnologia. Allora, oggi andremo a vedere una cosa particolare che riguarda in modo specifico l'e-learning. Ora, io non so il vostro background sul tema, quindi vorrei anche un po' capire la situazione. Mi hanno detto che una parte di voi sono dottorandi e una parte di voi sono studenti della specialistica. Ma avete già affrontato il tema dell'e-learning? Sì, in qualche modo sì. Più o meno tutti? Ok, qualcuno mi dice che... No, cercherò di fare una cosa intermedia ora per non annoiare chi ha già in qualche modo acquisito qualche conoscenza e cercare di costruire comunque un quadro comprensibile per chi è alle prime armi. E-learning di per sé, in un minuto, tanto per chiarire, la parola in qualche modo può a livello semantico già introdurre da sola il suo significato. Learning, apprendimento, la E davanti, noi sappiamo che quando mettiamo una E sta per elettronico e generalmente questa è una E che va a definire una parte particolare, cioè la rete, no? Non è ciò che è elettronico in linea generale, la E sta a definire la rete. Quindi e-learning è un po' come se fosse apprendimento in rete, da un certo punto di vista. Significa costruire processi formativi che sfruttano la rete.
Quando parliamo di learning, noi parliamo anche di situazioni che possono essere non totalmente online, ma in parte in presenza, in parte online. Gli studi realizzati negli ultimi... Prego. Sì. Secondo la sua opinione è la stessa cosa o è un discorso proprio legato magari al sistema che se ne occupa o alla professionalità che se ne occupa? Lei mi dice se il termine formazione online può essere assimilabile al termine learning oppure un modo diverso, diciamo, perché fa capo a scelte diverse. Guardi, le dico la verità, ci sono scuole di pensiero. Nel merito, sono scuole di pensiero, nel senso che se noi analizziamo le terminologie, formazione online è un processo formativo che avviene in rete. Questo è un processo e-learning di apprendimento che avviene online. Generalmente col termine formazione si intende un qualcosa che spesso, a questo dipende anche dalle scuole di pensiero, attenzione, più ampio del processo di istruzione formale. Quindi la distinzione che potrebbe esserci è che quando noi parliamo di formazione parliamo generalmente della formazione delle persone, dell'uomo, quindi non solamente il contesto formativo specifico del corso professionale, per intenderci. Perché ci sono, riprendendo poi a livello epistemologico le definizioni delle scienze di educazione e formazione, anche qui scuole di pensiero su dove sta l'educazione e dove sta la formazione. In generale ho visto che nell'ultimo decennio il termine formazione tende a includere tutto il resto, sia gli aspetti formali che informali. Nell'e-learning si tende a identificare un processo formale di istruzione sostanzialmente, che in modo specifico riguarda tutto ciò che una volta, detto in termini molto banali, era un corso in aula, può diventare un corso online, quindi in e-learning. Okay? Questa è una diciamo, definizione abbastanza semplice e lineare. Dopodiché potremmo discutere sul fatto che l'e-learning possa essere tutto ciò che riguarda anche il non formale, no? Però entreremo in un dibattito molto ampio. Io sinceramente adesso non è che vorrei risolvere, perché innanzitutto perché la tematica era un'altra, quindi apriremo una... No, in realtà ha fatto un appunto interessante, perché il problema del formale e non formale è uno dei problemi che stiamo affrontando da diversi anni, ecco, se devo essere sincero. Quindi da questo punto di vista la domanda è molto pertinente. Dopodiché la soluzione non è che esista realmente, perché ci sono scuole di pensiero rispetto a questo. Se devo dare la mia opinione, quando parliamo di learning tendiamo a livello culturale a identificare qualcosa che è più vicino al processo formale, che riguarda l'idea vecchia di trasposizione di un corso in presenza in un corso online, ma sempre all'interno di un quadro formativo, di un ente che rilascia un certificato, non so se rendo l'idea. Se voi parlate di learning con delle organizzazioni, delle società, cioè volete crearvi questo profilo di esperti di learning, noterete che si parla sempre di contesti formalizzati ben specifici. Noi però sappiamo da pedagogisti che la formazione dell'uomo è molto ampia, e infatti anche online si trovano occasioni di apprendimento in rete interessanti, dove in realtà il processo è basato su un'azione autonoma della persona che in modo consapevole e intenzionale va ad autoaggiornarsi, cioè crea un processo di autoaggiornamento, autoapprendimento, spesso condiviso con altre persone. Quindi si creano delle comunità, si creano dei gruppi di lavoro. Allora, è difficile identificare in questi processi dei processi di e-learning tradizionali, non so se rendo l'idea, no? Perché noi tendiamo a identificare per il learning il corso online organizzato da una struttura, da un ente che ti rilascia un certificato. Mentre invece se io partecipo a una comunità online di, tipo Classroom 2.0, oppure alcuni gruppi che si vedono su Facebook come insegnanti, o che è una delle comunità più ampie che ci sono in rete in questo momento,
Ce n'è un'altra, quella di Marconatore, proprio come si chiamava in questo momento, che è un'altra di quelle molto, molto utilizzate, molto frequentate. Sono gruppi attivi di persone. Se andate su LinkedIn trovate molti gruppi, soprattutto a livello internazionale, di professionisti che si ritrovano. C'è un bellissimo gruppo che riguarda l'HR su LinkedIn, ad esempio, sono tutti esperti di risorse umane, di integrazione di sistemi elettronici nella gestione delle risorse umane. È uno dei gruppi più attivi su LinkedIn, ad esempio. Quelli sono tutti esperti di sviluppo, risorse umane a livello internazionale. Si parla inglese, cioè non c'è altra lingua fuori dell'inglese nei gruppi di LinkedIn generalmente. Persone che lavorano in diverse multinazionali, in diversi enti, oppure liberi professionisti, consulenti dello sviluppo risorse umane, che si confrontano all'interno di questi gruppi. Potrebbero, come dire, essersi incontrati in qualche convegno, oppure essere, come dire, responsabili risorse umane di due aziende che sono in realtà in competizione nel reciproco mercato, ma loro stanno facendo un altro tipo di attività, cioè si stanno autoaggiornando insieme, confrontandosi su alcune tematiche. Ecco, quindi qualcuno dice che questo dovrebbe essere il e-learning, altri sostengono che il e-learning dovrebbe avvicinarsi a questi tipi di processi, ed era quello che veniva chiamato e-learning 2.0, o informal learning, informal e-learning, cioè qui devo essere sincero, le etichette ne spuntano ogni anno. Ogni tot abbiamo delle etichette che spuntano e dobbiamo in qualche modo saperle governare. Dopo 5-6 anni ci accorgiamo che queste etichette, alcune avevano un senso, alcune avevano un valore, alcune si potevano contestualizzare, altre erano un po' state, come dire, coniate sull'onda, sull'effetto delle passioni in quel momento, magari delle tecnologie che sono emerse. Questa è una cosa interessante che bisogna stare attenti. Man mano che emergono delle tecnologie che diventano sempre più pervasive utilizzate, i mercati, ma anche gli operatori del mercato della formazione e dell'e-learning, tendono a integrare queste tecnologie. Per questo che, ad esempio, c'è molta attenzione ai social network in questo momento. E si cerca tutti i modi di capire come i social network possono essere utilizzati all'interno della formazione online, o come fare in modo che gli ambienti online assomiglino sempre di più a portali tipo social network. Per cui da qualche anno si sono visti i learning management system che hanno cominciato a inserire le bacheche, come avviene nei social network, o a integrare all'interno dei corsi online alcuni degli elementi che si trovano all'interno dei social network, per cui nel 2007-2008 alcune piattaforme hanno cominciato a gestire ad esempio le amicizie anche all'interno del Learning Management System, cosa che alcune aziende non hanno compreso, che lì bisogna stare attenti perché ci sono culture che si in qualche modo sovrappongono e vanno poi a toccare la cultura aziendale operativa dell'ambito dove avvengono poi i processi lavorativi. Quindi dobbiamo stare attenti, no? Quando si creano questi elementi e si inseriscono. Pur devo dire, avvenendo e pur osservando tutta questa serie di innovazioni che ci sono state negli ultimi 10 anni, 10-15 anni, diciamo, che l'e-learning ha avuto una serie di fasi. Intorno al 95, con la diffusione del web, l'invenzione e diffusione del web, sono realizzate, sono comparse le prime piattaforme e-learning, perché prima l'e-learning era sostanzialmente costruito quando era online con delle situazioni in teledidattica povere, erano testuali oppure trasmissioni di documenti sostanzialmente. Messaggi di testo molto, molto lineari, non c'era la grafica su internet prima del 95, tanto per dare l'idea. Dopodiché state create le prime piattaforme. Intorno al 2000 c'è stata una situazione di grossa espansione, un po' a tutti i livelli, anche in Italia, proliferazione di ambienti e piattaforme. Nel 2005-2006 è stato l'anno del Web 2.0. A quel punto la comparsa dei blog, la comparsa dei primi social network ha cominciato a
far rivedere alcuna, a rimettere sul piatto il problema degli apprendimenti informali. Ecco, questo è stato il grande salto. Si è cominciato a riparlare in modo interessante di portfolio, digital portfolio. Adesso ultimamente, qui però dovrei prendere un'altra slide, sto pensando che dovrei fare una digressione, però magari la riprendo dopo, forse, perché forse è meglio questa cosa. L'interesse va in parte sugli ambienti mobile, in parte su questa integrazione delle situazioni informali, social, quindi tentare di ricostruire all'interno delle vecchie piattaforme, tra virgolette, perché sono 10-15 anni che cerchiamo di dire che sono nate ma devono morire, ma in realtà sono ancora ben vive. Io ho fatto una ricerca l'anno scorso, proprio in ambito solo aziendale, e intervistando alcuni dei principali operatori a livello italiano e mondiale, fornitori di soluzioni learning, alcuni di questi producevano piattaforme. Una delle cose che ci hanno detto nelle interviste è sempre stata questa: intorno si sente dire che le piattaforme devono morire, che sono sistemi che possono essere superati. La verità è che noi li stiamo vendendo tantissimo. Cioè, la verità è che quando arriva il cliente, la prima cosa che mi chiede è la piattaforma. Perché? Perché comunque. Per fare a meno di una piattaforma tu devi avere un personale molto esperto di processi formativi informali e molto esperto dell'utilizzo di strumenti alternativi che spesso tu devi integrare fra di loro, per cui devi anche essere in grado di far lavorare le persone dell'organizzazione. I corsisti con questi strumenti diversi, mentre le piattaforme hanno ancora un vantaggio, tra virgolette, che è quello che hanno è un sistema integrato nella sostanza. Qui questi qui mi dicevano: noi alla fine della fiera non stiamo smettendo di venderla. Avevano anche diverse altre soluzioni, hanno sviluppato alcune hanno sviluppato delle soluzioni alternative che non hanno avuto molto successo inizialmente. Alcuni sviluppavano anche contenuti, per cui dicevano: ci saremmo aspettati che alcune aziende avessero realizzato, ad esempio, il loro blog corporate e avessero utilizzato questo blog interno per inserire learning gadget e non ci avessero più chiesto la piattaforma. Non è vero, continuavano a vendere la piattaforma. Un altro dato interessante che mi ha detto in modo particolare una società, non faccio nomi, scusate, perché è una questione di privacy che mi hanno chiesto quando ho fatto le interviste. È stata questa: se devo mettere sul piatto tutti i progetti che abbiamo attivi, noi abbiamo il 15-20% di progetti che stanno veramente funzionando, abbiamo l'80% di piattaforme piene di contenuti con utenti che non le stanno seguendo, non stanno terminando i percorsi. E lui diceva: no, il gap che sta è il fatto che ci acquistano solamente il prodotto, ma non il servizio. Cioè, loro prendono la piattaforma e prendono i contenuti, non hanno un esperto di learning, che sono i profili che adesso vedremo, in casa, pensano di poter fare da soli, dopodiché vedono che la macchina a un certo punto non va. Nell'ultimo mese ci richiamano. Ad esempio, io 7-8 mesi fa sono andato in una multinazionale francese con sede a sud di Milano, di cui non posso fare il nome. Chiamato come consulenza da una società terza che mi ha detto: Andrea, per favore, vai lì perché c'è un grosso problema. Io sono arrivato, persone molto in gamba, competenti nel loro lavoro, esperti di risorse umane, ma non c'era l'esperto di learning. Loro avevano acquistato il prodotto ma non il servizio, per cui questa società che vendeva il prodotto mi ha detto: per favore, vai te perché io non ho uno che mi sa mettere in 4 ore a posto la situazione. Io sono andato, ho analizzato i dati e sostanzialmente il problema era che loro avevano meno di un mese perché mi hanno chiamato intorno a. Ah no, ero fine novembre, un anno fa circa. Mi hanno chiamato a fine novembre, il 31 dicembre scadeva c'era una scadenza ministeriale di una formazione. Voi sapete che alcune delle formazioni hanno degli obblighi. E questa scadenza era il 31-12 sostanzialmente. Poi non so se hanno fatto la classica, come dire, discostamento all'italiana della deadline, però,
penso di no, perché di solito il 31-12 sono gli anni solari, quando sono quelle non si va molto in là. Avevano il 12% dei corsisti su 1400 circa, una cosa del genere, questa era l'entità, avevamo più sedi in Italia. Che dovevano terminare questo corso, non so se era sulla sicurezza, comunque qualcuno di questi classici che c'è l'adempimento ai termini di legge. Ricordo benissimo che nel discutere questa cosa a un certo punto sono andato abbastanza diretto, ho detto scusate ma come hanno fatto questi corsisti a sapere che dovevano partecipare a questo corso? Cosa gli è stato detto? Come avete sostenuto questo percorso? Chi lo sta seguendo? E questi mi hanno guardato un po', beh sì, deve essere arrivata una mail, perché la piattaforma manda la mail in automatico quando sei iscritto al corso. Ho detto, ragazzi, cioè, non si può, come dire, pensare che si possa istituire l'aula che comporta il dover piazzare in agenda dalle 8 alle 10 l'occupazione di un'aula, predisporre che tutte le persone di una certa area, di una divisione, di un'organizzazione non debbano essere in ufficio a quell'ora, concordare con i loro capi che loro non ci saranno, non risponderanno al telefono, non faranno riunioni ma sono occupati in quell'aula, e questa è una cosa con un mandare una mail e dirgli entro il 31 dicembre finisci questo corso. Ecco, non so se rendo l'idea. Cioè, ho provato a spiegargli, a un certo punto, dopo un'ora, hanno capito il problema. No, perché poi ho usato una terminologia diversa, dovete fare marketing, gli ho detto, lì si sono illuminati e hanno capito cosa stava accadendo sostanzialmente. Corsisti abbandonati. Ecco, questo è quello che accade spesso nelle società, quando non c'è un esperto di learning interno che segue il processo, che puntualmente, non dico ogni giorno, ma ogni 2-3 giorni, guarda un tracciato, fa un monitoraggio minimo di come sta andando l'andamento della fruizione dei percorsi, e a quel punto, come dire, fa le sue retroazioni, perché se si accorge che c'è un'area organizzativa che non sta seguendo il corso, deve porsi un problema. Io ricordo un caso diverso, che invece andava abbastanza bene, di una grossissima multinazionale italiana, con sede vicinissima alla Bicocca, qui avete capito forse qual è, dove questa esperta di risorse umane mi diceva che lei aveva questa selezione a 3 livelli con tutti gli head manager che facevano formazione all'intermediate management, al manager intermedio sostanzialmente. Ma naturalmente questi avevano 2 o 3 livelli di capi sopra, quindi lei avevano sviluppato un gestionale che andava attraverso una serie di sì ok che arrivavano via mail a predisporre se il middle management, cioè quell'operatore del middle management, poteva seguire quel corso lì in aula o online. Quindi avevano organizzato un sistema del genere. Quando al manager intermedio livello gli arrivava la comunicazione che doveva seguire il corso, lui aveva anche in automatico tutta la trafila e le considerazioni a volte scritte in aggiunta che dava questo applicativo dei suoi capi, che gli dicevano sì, caro Arturo, è bene che tu segua questo corso perché dobbiamo lavorare su quest'altro progetto. No? Per cui anche se era un corso online e gli arrivavano delle mail invece che delle telefonate o delle comunicazioni, non doveva andare a presentarsi in un'aula, non era una cosa configurata, c'era dietro una spinta motivazionale diversa rispetto a messaggi in automatico che vengono inviati, come quelli che vedete voi, del genere ti è arrivata una notifica su Facebook, che più o meno era quello che è arrivato nell'azienda del primo caso. Dopodiché questa persona mi diceva che puntualmente nelle 2-3 settimane facevo un monitoraggio della situazione, report che inviava poi tra l'altro agli head manager di questi corsisti, e risollecitava i corsisti, li telefonava per capire se avevano dei problemi, rinegoziava con la catena superiore lo slittamento della fine del corso. Cioè, c'era dietro un lavoro, adesso non è per, ma i processi formativi in rete hanno delle regole implicite che sarebbe meglio forse esplicitare un po' di più. Cioè, non è un sistema che va da solo, è un sistema che va governato
anche con una certa intelligenza relazionale, perché la persona che utilizza un computer per autoaggiornarsi lo fa in una situazione molto diversa da quella dell'aula. Questa mattina siete arrivati qua, sapevate che a quest'ora più o meno iniziava questo intervento, sapete a che ora finisce, sapete che a un certo punto faremo una pausa per permettere a tutti di andare in bagno e a fare la telefonata che dovete fare, a riposarsi, perché dopo 45 minuti che parlo di tutto attento, infatti, perché tra un po' vi stancherete. Ma il tempo è, in qualche modo, tempo e luogo sono consolidati. Quando io invece devo far fronte al completamento, questo è un termine tecnico, di un corso in e-learning, cosa succede? Sono io, corsista, che devo, in base ai miei appuntamenti, alla mia agenda, ai miei interventi settimanali, capire dove posso piazzarlo. Io ho visto persone che inserivano nell'agenda la mezz'ora di corso online. Ogni 2-3 giorni inserivano il pezzo di mezz'ora, un'ora, perché si auto-organizzavano. Non è qualcuno che organizza la tua vita, sei te che devi auto-organizzare la tua vita. Attenzione, questo è uno dei problemi. Per cui, facciamo un paragone, perché a volte faccio questo. Pensate a un'aula da 100 persone, c'è un corso di aggiornamento professionale. Quante di queste 100 persone sono veramente ansiose e, come dire, entusiaste di partecipare a questa lezione di 2 ore? Difficile che siano tutte 100. Molto probabilmente anche meno della metà. Di solito non ci sono, come dire, delle folle entusiaste quando si entra nell'aula. O c'è un formatore bravissimo, o vi sta spiegando quel tipo di processo, quella soluzione che vi salverà la vita, altrimenti, come dire, la maggior parte delle formazioni aziendali sono: caro amico, l'azienda dice che tu devi studiare questa cosa, devi sapere questa cosa, perché o c'è un adempimento burocratico ministeriale, oppure vogliamo noi attivare un progetto, ti abbiamo messo in questo progetto, non mi interessa se tu non sei proprio contento di questo progetto, ma devi aggiornarti su questo. Perché attenzione che noi vediamo anche situazioni dove metà delle persone che rispondono a questionari di valutazione, eccetera, ti dicono: guarda, il corso sarebbe anche bello, ma io volevo fare altro nella vita. Però intanto gli abbiamo detto che deve andare in quell'aula da quell'ora a quell'ora, quindi lui si siede in qualche modo. Se devo farlo da solo, il livello, come dire, di engagement deve essere molto diverso rispetto all'aula, perché non è che c'è un'agenda che mi trascina dentro, sono io che volontariamente metto da parte il resto, non guardo la posta elettronica, spengo il telefono, non considero tutto quello che accade intorno a me, se no non ci avevo pensato, se non ti metti dopo non c'è problema. Succede sempre, di solito. Allora, capite che si chiede una grossa autonomia, si chiede alle persone di fare un grosso sforzo rispetto all'organizzazione della cioè una grossa spinta motivazionale ti deve portare dentro un corso online. Non so se... Cioè, non è proprio una cosa da poco. Questo spiega un po' il problema che sta dietro l'e-learning e perché... Paradossalmente, un percorso in e-learning non è un tipo di processo economico per definizione. Lo è se lo fai buttando i materiali di basso costo online a tante persone perché vuoi ridurre il costo dell'aula, ma non ti interessa del tipo di processo che sta accadendo e non ti interessa se i corsi stanno apprendendo. E io ho visto situazioni dove il corsista è stato spinto a cliccare avanti e poi dai, fai il test, le risposte sono queste, ok, fatto bene, no, almeno abbiamo portato a casa la formazione senza toglierti dalle... Ho visto anche questo, però non dico dove e non dico chi. Sempre per quei problemi che ci sono a livello ministeriale, che devi terminare la formazione. Abbiamo visto anche corsi in aula sulla 626 dove la gente entrava e usciva, ma alla fine firmava la presenza perché doveva esserci l'adempimento ministeriale, ecco. Si è visto tutto, quindi non è che l'e-learning non è l'e-learning o l'aula, il problema è la qualità del processo e come tu stai costruendo e stai in qualche modo dando serietà
al processo che stai seguendo. Se tu costruisci un processo di learning coi controfiocchi, spendi dei soldi, non costa poco. Perché? Perché hai bisogno di un sistema, adesso passo subito alla slide, che poi è il punto di partenza di oggi sostanzialmente. Perché hai bisogno di un sistema molto complesso. Io quando ho mostrato per la prima volta questo schema a un mio caro collega, lui mi ha detto: Andrea, questo è un mostro. Ho detto sì, ho capito, ma guarda che se tu pensi di fare l'e-learning con la persona faccio tutto io, o questo è molto, molto, molto bravo e dedica, come dire, l'intera giornata al progetto e-learning della propria organizzazione, o non ottieni niente, o hai bisogno di uno staff di persone che sanno integrarsi, molto competenti, e che man mano sanno far fronte alla complessità e al numero sempre più elevato di utenti e corsisti. Allora, io sto seguendo da un po' monitorando il processo di un ex laureato presso questa società italiana, che vabbè, ha una serie di... forse è diventato un franchising adesso, comunque ha circa 1200 dipendenti, mi sembra, dislocati in 800 sedi italiane, perché non sono moltissimi, cioè ci sono dei dipendenti interni, poi ci sono nei negozi, nei franchising ci sono poi degli esterni che hanno il contratto direttamente con la sede esterna del proprietario del franchising, quindi è una situazione un po' complessa sostanzialmente. Loro sono in 4-5 per gestire, mi sembra che loro attivano contemporaneamente, mi sembra 30-40 percorsi learning all'anno, e man mano aumentano, perché alcuni di questa trentina di corsi a volte rimangono permanenti e si occupano di gestire soprattutto l'avviamento e questo processo di, come dire, comprensione di chi deve seguire il corso, chi no, contatti con i gestori delle sedi, monitoraggio della situazione. E nell'ultimo anno hanno messo in atto, infatti sono curioso di sapere i risultati perché dovrebbe concludersi nei prossimi mesi, anche un processo di benchmarking interno, perché loro volevano lavorare, questa è un'altra delle tra virgolette mode, che però non è tanto una moda, a mio parere dovrebbe perdurare, e sarebbe anche bene che fosse così, sul talent management, cioè non so se avete mai sentito parlare di questa parola o mai trattata. Il talent management, sostanzialmente, detto in un minuto, è questa cosa. Io faccio una serie di selezioni delle competenze che servono alla mia azienda, no? Le in qualche modo disegno su un quadro per fare in modo che siano associate alle aree, alle divisioni che ha la mia società. Dopodiché, se io ho delle persone che sono in queste aree, queste persone devono possedere un buon livello adeguato di queste competenze. Detto proprio, se io... siamo in un'università, se io in un corso di laurea ho uno studente e ho lo sportello della segreteria, lo sportello della segreteria deve essere una persona che abbia un minimo di competenze relazionali, altrimenti quando lo studente arriva, questo non saluta e lo manda via, come dire, in modo scorbutico, questo forse non si iscrive più al corso di laurea, oppure non riesce a laurearsi perché ha una serie di problemi. Ecco, tanto per chiarire. Una persona invece che lavora dentro un ufficio, non ha a che fare col front office, questo tipo di competenza relazionale può anche non averla, come dire, sviluppata in modo così marcato, perché non risulta funzionale in modo critico rispetto al tuo quadro organizzativo. Non so se rendo l'idea, cioè ognuno ha un po' le sue competenze chiave. Allora loro stavano facendo questa cosa, cioè stavano individuando quali erano le competenze chiave all'interno delle diverse aree. Hanno fatto una serie di assessment. Terminato l'assessment, hanno cominciato, d'accordo con i vari manager delle aree, a mandare delle mail o fare delle telefonate consigliando quali corsi seguire fra quelli che avevano attivato negli ultimi 3 anni nella piattaforma, perché i corsi erano rimasti, non è che li avevano buttati via, e si erano accorti che alcuni corsi potevano servire
per alcuni dei nuovi assunti oppure per delle aree che non li avevano mai seguiti. Perché? Perché c'erano dei nuovi progetti, perché il mercato cambia, si riorganizza la situazione, le divisioni cambiano, oppure tu vuoi riallocare le persone all'interno dell'azienda. No? Che è un altro modo per l'utente, come dire, il corsista, sentire che dall'altra parte c'è una persona che sta ragionando nei suoi confronti. È sempre un elemento che ti aiuta ad alzare la motivazione nel entrare nel percorso e-learning. Allora, vedete che, come dire, 10 anni fa si parlava di e-learning come rivoluzione della formazione, dell'aggiornamento professionale, discostamento, cioè passaggio dall'aula all'online, situazione blend, si discutevano un po' queste cose. Dopo 10 anni, quando si è cominciato a dire ma ci sono dei problemi, in realtà si vedevano già prima, ma non si volevano vederli, a mio parere, perché la bolla stava ingrandendosi, quindi quando c'è un mercato in evoluzione e arriva Andrea Garavaglia che ti bussa alla porta e ti dice guarda che è meglio lavorare in questo modo, perché sennò poi dopo dall'altra parte il grande impresario dell'e-learning ti dice Andrea, queste cose le vediamo fra 5 anni, adesso sto vendendo il prodotto, non so se rendo l'idea, no? Tra 5 anni riparliamo di queste problematiche, se le metto subito sul piatto la gente mi dice che sto vendendo una cosa che non funziona. Dopo 5-6 anni si è cominciato a vedere che le cose non sempre funzionavano, per cui si è ricominciato a ridiscutere. Allora, quadri come questi che sembrano complessi, come dire, qualcuno ha cominciato a dirmi, beh sì, in effetti questa situazione andrebbe rivalutata perché qui ci sono delle competenze dietro. Adesso proverò a spiegarlo in modo molto, molto banale. Allora, tutti questi ruoli che vedete sono ruoli che possono esserci o non esserci. Quindi noi possiamo accendere e spegnere a seconda della situazione del contesto. Qui li ho inseriti tutti. Detto in modo molto... Quello che rimane è lo studente, il corsista, cioè quello che fruisce. Cioè lui c'è, altrimenti... da un certo punto di vista non c'è più niente. Partiamo dall'alto. Questo qui, quello più in alto, l'amministratore del server è una figura completamente tecnica, cioè serve semplicemente per, come dire, fare in modo che tu possa installare una piattaforma e-learning o comunque degli ambienti online, degli strumenti online su un server, no? Puoi averlo nell'azienda come puoi tranquillamente prendere in outsourcing il servizio. Quindi queste sono soluzioni che io ne ho viste delle più disparate. Ultimamente si sta configurando una situazione di questo genere, cioè che le società che vendono le soluzioni learning ti danno il pacchetto completo, quindi ti danno il server, ti danno la piattaforma, ti danno i contenuti, e a volte te le fanno anche con logica che viene chiamata cloud o software as a service, cioè sono nomi un po' complessi a volte da gestire. Attenzione al termine cloud, che è l'altra grande moda del momento. Cloud significa che io non ho fisicamente nulla, ma che è tutto altrove, no? Quindi il server è fuori, io semplicemente faccio il mio login, entro e mi trovo tutto, mi trovo sia la piattaforma che i dati, cioè mi trovo sia l'ambiente dove io posso erogare e fruire il corso online e mi trovo dentro tutti i dati, quindi i corsi, i materiali dei corsi, se ci sono delle esercitazioni, dei test, eccetera, questi materiali, ma anche i miei risultati, è tutto lì dentro, ok? Non c'è nulla di fisico sul mio computer, in un sistema cloud puro. Per dire, c'è una presentazione, io non me la posso scaricare, devo andare online e me la vedo online. Un sistema cloud è fatto così. In realtà questa era una cosa che si faceva già nel 2000. Cioè, quelli che hanno cominciato a dire usciamo col cloud e-learning, in realtà il vero cloud, la differenza stava in quest'altra cosa. Stava nel, io sono una piccola media impresa, perché sulle grandi organizzazioni io eviterei di fare certi tipi di soluzioni, io sono una piccola media impresa, ho bisogno di erogare un corso perché 4-5 mesi, poi essendo una PMI non è che farò un corso di 2 anni, per dire,
quelli che sono gli adempimenti normativi e magari qualcosa che qua e là mi propone, magari qualche associazione, la Confcommercio o qualcuno. Però dovete immaginare che in Italia, a parte le grosse multinazionali, la maggior parte del mercato, 85%, è formato da PMI, non è che facciano formazione ogni giorno questi, ecco, sono situazioni di questo genere. Allora, io, se sono una società che ha 40-50 dipendenti, non mi serve avere il formatore interno, magari mi costa troppo affittare il server, chiamare i consulenti learning, fare... C'è un sistema cloud dove io mi registro, come vi registrate su Facebook, attenzione, striscio la carta di credito, ho 50 utenti, con 50 utenti al mese mi costa 90 euro, 90 euro io ho la piattaforma e i materiali. Compri, perché costa pochissimo. Però tu lo devi gestire da solo, eh? Cioè, attenzione. Quindi sulla qualità rientriamo sul discorso di prima. Ma la vera differenza che c'era tra il prima e il dopo è che tu, software as a service, cioè tu ti autoregistri e strisciando la carta di credito acquisti e hai il pacchetto. Invece prima tu concordavi con telefonate, incontri, firmavi il contratto, ma ti davano comunque il server loro, i materiali erano loro, quindi di fatto tu non avevi fisicamente niente nella tua organizzazione. Altre situazioni invece sono quelle dove tu hai la tua area IT tecnologica e quindi i tuoi server in azienda, compri la piattaforma oppure ne prendi una di quelle open source, che generalmente qualsiasi amministratore di server, dell'area IT, se ha un server sa installare anche se non sa niente di learning, perché alla fine, come dire, è un applicativo da installare, quindi il suo lavoro da quel punto di vista lo sa fare, e te lo dà. Quindi quella parte di amministratore del server puoi averla internamente o può essere esterna e tu non puoi, come dire, puoi anche non averci a che fare. Attenzione a una cosa, vedete che lì ci sono delle righe dirette, no? Questo significa che l'amministratore del server deve parlare con l'amministratore della piattaforma. Chi è l'amministratore della piattaforma? È una persona che lavora sull'ambiente online, non l'ha installata lui, se l'è trovata, ma è quello che la configura, è quello che crea i corsi, è quello che associa gli utenti ai corsi, sto sorrendo l'idea, è quello che la fa vivere, no? Magari questa piattaforma ha una serie di funzioni, lui decide che insieme agli altri dell'area, dello staff, che il blog non si usa, che il forum non si usa, oppure che si usa quest'altro strumento di comunicazione e attiva o disattiva già a livello base alcune configurazioni. Dopodiché, poi li vedremo nel merito e poi in una parte di esercitazione cercherò, spero, in un'oretta spero di farvi un po' vedere a livello base due o tre operazioni che riguardano un po' tutti, anche perché poi quando si mettono le mani le cose poi tornano chiare. Dopodiché l'amministratore ha contatto diretto con due figure, l'help desk e il progettista didattico. Allora, andiamo sul progettista didattico un attimo. Questa figura, detta anche instructional designer, detto project manager, qui ci sono tantissime terminologie. Anche qui ci sono scuole di pensiero, non voglio entrare nel merito del quale sia più corretto o no. Lì ho messo progettista didattico perché a un certo punto ho detto, vabbè, mettiamola in italiano e chiariamo la situazione, anche perché il relativo in una situazione di formazione generica è quello che si occupa della progettazione del corso, ecco, tanto per dare l'idea. Lui è un po' il deus ex machina della situazione. Se voi vedete, ha contatti abbastanza stretti con diverse persone, cioè è uno che ha... In realtà potrebbe anche andare oltre, no? Da un certo punto di vista, però ha un po' il quadro della situazione. Di fatto lui è quello che progetta il percorso formativo. Quindi arriva generalmente una commessa da qualcuno, c'è da fare un corso su questa cosa, ma sì, lo potremmo fare online, oppure c'è da farlo online, dipende da come il committente, che tipo cosa gli dà, e lui in qualche modo cerca di fare un quadro tra le risorse che ha a disposizione, tra gli ambienti, i contenuti, le risorse umane che ha a disposizione, e costruisce il progetto.
Di fatto, come dire, se non ci fosse questa figura, noi avremmo delle situazioni di formazione implementate in modo un po' troppo automatico, ecco, non so se rendo idea, perché non c'è uno che pensa, che fa un'analisi dei bisogni, che in qualche modo cerca di capire se è meglio costruire l'impianto formativo in un certo modo o in un altro, se è meglio attuare un certo tipo di processo piuttosto che un altro. Faccio un esempio. Il progettista didattico è quello che decide, ad esempio, se noi vogliamo che nel nostro percorso di learning i discenti facciano alcune cose o no, tanto per chiarire. Il classico sistema di learning, quello che veniva chiamato di seconda generazione, è quello dove io prendo dei learning object, li metto in una sequenza e chiedo al corsista di seguirli. È proprio una sequenza. Finita la prima unità, generalmente c'è un test, se l'hai superato passa l'unità 2, si chiama istruzione programmata questa cosa, non so se l'avete mai fatta in qualche esame. Comunque, se andate a cercare nelle varie bibliografie troverete ampia documentazione sull'istruzione programmata. Terminate tutte le unità, alla fine, in qualche modo, il sistema in automatico riconosce che avete terminato, ti stampa un certificato che l'hai terminato, dall'altra parte l'amministratore della piattaforma vede che hai terminato, si può stampare un report e darlo all'amministratore delegato, dove hai il quadro di chi ha terminato o non terminato il corso. Non è che ci sia bisogno di un progettista didattico per fare questa cosa, perché se ti danno il pacchetto in mano così, cioè spesso l'azienda vende questo e ti dice fai il corso e fallo così, la società che compra il pacchetto e-learning fa così. Quindi si salta il progettista didattico, e guarda caso però è anche quello che dovrebbe analizzare il contesto, analizzare il bisogno formativo, capire se per apprendere quella cosa c'è bisogno magari di fare un altro tipo di attività. Perché queste che sono delle tipologie di fruizione abbastanza passive, in realtà non vengono incontro a tutta una serie di esigenze che emergono da quando si è riflettuto sull'efficacia della didattica attiva. Didattica attiva significa che io in qualche modo faccio lavorare il mio discente, non lo tengo solo lì ad ascoltare, no? Quando io lo attivo, a quel punto nel discente si cominciano, come dire, ad attivare a livello cognitivo delle situazioni che prima non potevano attivarsi, perché erano in fase di assimilazione. Quando sono in fase di assimilazione il mio cervello fa una selezione, no? Fa selezione in qualche modo e poi tenta di organizzare. Quando sono invece in fase attiva io recupero da tutte le condizioni che ho, quindi quello che ho preso prima, e cerco di elaborare delle strategie di risoluzione. Comincio a capire come mai certe cose erano riportate in quel modo a livello teorico, perché non altro, oppure mi impongo delle altre domande, no? Mi faccio un'esperienza su quel contenuto, che è una cosa diversa da averlo semplicemente fruito. Tanto per dare l'idea, io ho partecipato alla progettazione di un percorso sulla sicurezza dell'operatore con strumenti terminali, videoterminali. Una delle problematiche che avevamo in questo percorso e-learning era quello che lo strumento ti doveva far riflettere su come era configurata la tua scrivania e su che tipo di operazioni tu dovevi fare per tenerti in forma come videoterminalista. Mancava la parte di azione, infatti una delle cose su cui stavamo cercando di lavorare, ma non c'è stata molta possibilità perché il committente non ne voleva sapere, abbiamo creato qualche learning object dove in qualche modo si chiedeva di ripetere l'operazione o di fare un minimo di analisi, anche se di fatto poi dopo non c'era nulla da inserire nel sistema. Non so se rendo l'idea. Non ti chiedevo un feedback dove tu magari compilavi o facevi una micro relazione del tuo ambiente, oppure selezionavi cosa era giusto e cosa era no. Perché poi entravano in gioco anche delle questioni sindacali. Il problema era che queste sedi non erano tutte a norma, no? Tanto non ho detto qual è, quindi non c'è problema. Per cui mi dicevano, Garavaglia, non possiamo andare di là, anche se sarebbe bello, perché questa sede non è a norma.
Allora abbiamo fatto questa operazione un pochino più attiva nell'unica sede dove sapevamo, perché aveva 5 sedi questa grande organizzazione con 6.000-7.000 dipendenti, se non ricordo bene. Nella sede invece dove la situazione era a norma, siamo riusciti invece a fare anche una fase un pochino più attiva in quella sede. Grandi risultati, tutti entusiasti della formazione, perché le abbiamo fatto perdere pochissimo tempo, altrimenti facevano troppa aula che loro non riuscivano a gestire, invece così l'hanno fatto nel tempo libero. È stato un processo molto curato, devo dire, quello. Di fatto, se c'è il progettista, può lavorare su queste cose. Se non c'è, si tenderà a prendere il pacchetto pronto della istruzione programmata, cioè segui test, segui test, segui test, segui test. Dopodiché, cosa succede? Andiamo a destra un attimo. Qui c'è il progettista di contenuti. Allora, e qui c'è un docente, no? Che potrebbe esserci, non esserci anche questo, attenzione. Perché a volte il docente si trasforma in un autore. Se è docente, rimane dentro il corso e fa, come dire, fa qualche intervento in più. Generalmente se c'è un docente fa qualche videoconferenza oppure fa qualche intervento anche in aula. Perché sono soluzioni blended. Blended significa che io faccio un mix tra situazioni in presenza e situazioni online. Se non ho la situazione d'aula, il mio docente diventa un autore o comunque un conduttore della formazione online e spesso anche autore dei contenuti, ma potrebbe non essere lui quello che li ha progettati e implementati effettivamente. Cioè, immagino che vi sarà capitato di vedere alcune animazioni molto interessanti, carine, spesso quelle fatte in flash. Se non avete mai fatto un corso online, generalmente queste animazioni si vedono sui siti delle banche, delle assicurazioni, quando con questi schemini e animazioni ti fanno vedere cosa ti succede se non ti assicuri col pacchetto furto, casa e famiglia. Allora ti fanno vedere l'omino che riceve il furto, poi è tutto disperato. Spesso sono disegnati queste cose. Oppure alcune volte si vedono anche su YouTube delle interessanti animazioni dove quella del CERN, ad esempio, che spiegava come è stato fatto l'esperimento del neutrino, era stata messa online anche il video su YouTube ed era un filmato che all'interno aveva una serie di animazioni grafiche e parti di interviste che spiegava in modo chiaro, tra virgolette, cioè l'idea era quello di spiegarlo a gente che non studiava fisica che cosa stesse accadendo, tanto per dare l'idea. Quello è un pacchetto formativo, sostanzialmente. Possiamo definirlo nei gadget. È evidente che è stato realizzato da persone che sapevano costruirle, questi tipi di comunicazione, perché sono comunicazioni, sostanzialmente. Ora, voi lo sapete meglio di me che gli autori, i docenti, non sono sempre degli esperti di processi comunicativi didattici efficaci e in parte non sono neanche, soprattutto, esperti di sviluppo attraverso dei software dedicati di prodotti multimediali. Questa è la problematica più grossa. Perché generalmente un esperto di contenuto potrà al massimo produrti anche un buon PowerPoint, ma non sa lavorare in modo, come dire, hard, tra virgolette, su un software di sviluppo. Non è il suo lavoro. Cioè, ci sono persone, staff che lavorano su questo. A questo punto, uno dei profili che, ve lo dico, è ancora molto richiesto, e continuerà a esserlo, è proprio questo, cioè quello dei progettisti di contenuti, che si... devo dire che si dividono in due parti. Ci sono quelli che lavorano sulla costruzione e il design, rimangono quindi più su, diciamo, su carta, fanno l'architettura, e poi ci sono quelli che la implementano tecnicamente. I primi sono dei veri esperti di formazione online, multimedia learning sostanzialmente. I secondi sono ingegneri o informatici, cioè persone che sviluppano, e lavorano a stretto contatto queste due figure. Sostanzialmente il primo prende il materiale dell'autore, lo spacchetta, lo ricostruisce, gli crea uno storyboard sostanzialmente, lo dà in mano alla persona che sa fare la produzione. Quelli bravi sanno fare entrambe le cose, quelli molto bravi. È meglio essere bravi in entrambi.
Rispetto a quello, poi dopo ci sono dei software spesso molto costosi che poi bisogna saper utilizzare, si diventa specializzati. Software come Articulate, una licenza costa sui $1,400 per dire, quindi è un prodotto che non è che uno si compra in autonomia, generalmente si comincia in altre situazioni, poi dopo si entra nel mercato della produzione, lo si trova nella società e si diventa esperti di questi software che hanno dei costi abbastanza elevati. Tra quelli più a buon mercato c'è Camtasia, ad esempio. Un altro su cui si può fare un po' di prove è iSpring, che è sostanzialmente un sistema che ti permette di prendere delle presentazioni in PowerPoint e trasformarle facilmente in animazioni flash. Però anche qui c'è un mercato, anche questo qui è molto, molto interessante, però due o tre sono quelli proprio, come dire, prodotti chiave, lo si capisce dal fatto che sono costosi e molto utilizzati e molto nominati all'interno delle comunità professionali del settore. Allora, sul docente l'ho sostanzialmente più o meno già anticipato. Allora, torniamo su un attimo e andiamo sull'Helpdesk, che è una figura che va, poi si piazza in due aree. Beh, questo ve lo spiego dopo, cos'è quest'area a sinistra, perché sennò... L'Helpdesk essenzialmente è la parte di assistenza più tecnica che è dedicata all'utente finale. Naturalmente deve interfacciarsi direttamente con l'amministratore della piattaforma, perché può darsi che sia lui a capire dove sta effettivamente il problema, e spesso è in relazione anche con le altre figure. Quindi se c'è un docente che è all'interno del corso e quindi è un esperto di contenuto, non è improbabile che questo esperto di contenuto sì sappia muoversi all'interno della piattaforma, ma non sia proprio un esperto. Quindi spesso l'Helpdesk va ad aiutare anche quella parte di staff che, essendo più spostata sull'area disciplinare, tende a avere meno quadro su come funziona l'ambiente e quali problematiche può avere. Dopodiché ci sono due figure, anche queste, che hanno una loro specificità. Immagino che abbiate sentito parlare già di tutoring in altri contesti, quindi non devo stare qua io a costruire chissà quale grande quadro. In questo caso il tutor è spesso, come dire, la vera chiave del successo di un percorso di learning, lo dico con la massima onestà. Per il semplice motivo che il tutor è mirato, centrato, e tutte le sue azioni vanno direttamente sui corsisti. Quindi il corsista, appena si trova in una situazione un po' così, non va dalle altre sfere, è evidente che va dal tutor, anche perché lo vede come qualcuno più vicino a lui, a cui si può fare quella domanda a cui non faresti a qualcun altro, sostanzialmente. Perché... Allora, questo è quel soggetto che a volte aiuta i progettisti, che spesso i progettisti sono su più corsi, mentre i tutor tendono a essere abbastanza dedicati a uno o due corsi, perché poi con l'aumentare dei corsisti aumenta il peso del lavoro. Il tutor teoricamente è il primo che si accorge se c'è qualcosa che non va a una serie di corsisti, prima ancora che ci sia da parte del progettista o dell'amministratore una forma di analisi dei report. Sostanzialmente dovrebbe accorgersene prima il tutor, il bravo tutor se ne accorge prima, tant'è vero che appena succede qualcosa teoricamente tendono tutti ad andare da lui a dire cosa è successo, perché non sta andando questo corso, cioè, guarda, sta accadendo questa cosa, ma io ho già sentito questi cinque e ho capito questo. Quindi la sua è una figura fondamentale, perché permette agli altri che non hanno il tempo di andare a osservare in modo preciso cosa sta accadendo, nel giro di una giornata di elaborare la controstrategia, perché raccoglie i dati praticamente quotidianamente il tutor. È questa la questione. Altrimenti il corsista si sente abbandonato. Ci sono ricerche sul senso di abbandono della formazione online, che ma fatte nel 2000, 2001, 2003, non stiamo parlando... L'abbandono del corsista
nell'e-learning è una tematica che, se voi fate delle ricerche nei metamotori e dei journal, trovate agli albori dell'e-learning, c'è sempre stato, no? All'inizio l'idea era quella che si voleva difendere il fatto che la formazione in presenza fosse, tra virgolette, migliore di quella online. Cioè, dato che non hai la presenza, l'online non potrà mai restituire quello che non ha la presenza. Allora questo senso di abbandono si tendeva a legarlo lì. Oggi che abbiamo capito che una persona in fondo qualche giorno o qualche ora può anche non sentirsi abbandonato, anche perché abbiamo una quantità di dispositivi che ci permettono di rimanere in contatto con tutte le nostre persone care, che ci fanno sentire più vicini i nostri cari di qualche anno fa, quando li vedevamo tutti i giorni a volte. Adesso faccio una battuta, cioè io abito a 30 minuti dai miei, e prima abitavo con loro, no? Paradossalmente adesso li sento più vicini, perché quando ci sentiamo, eccetera, è sempre il momento giusto, mentre invece prima, quando li avevo in casa, a parte che non c'ero mai, quindi comunque lo strumento mi serviva comunque, non c'era mai il tempo per poterlo fare. È un paradosso, ma questo paradosso poi si è visto anche che si è in qualche modo rispalmato a livello sociale, ma anche a livello organizzativo. Allora, il problema dell'abbandono dello studente non era un problema di aula non aula, era un problema di processo. Lo stavi abbandonando, perché tu lo studente lo puoi abbandonare in aula nell'angolo e ti dà l'idea che stia seguendo semplicemente perché è lì, ma lui è stato costretto a star lì, no? Quindi anche se è lì che sta, come dire, pensando ad altro, oppure scrivendo o leggendosi un romanzo, come facevano alcuni in alcune lezioni universitarie. Una mia collega mia collega, tanto un ordinario se non sbaglio, mi ha detto che durante le ore alcune ore di lezione leggeva dei bellissimi romanzi, perché non le interessava la lezione. No, è un feeling abandoned, cioè è uno studente abbandonato quello, da un certo punto di vista, ma era in presenza, quindi non è la presenza che fa lo scarto. Fa lo scarto il tipo di processo, il tipo di relazione che tu instauri con il discente, la qualità del processo formativo, l'interesse che tu hai verso il contenuto. Allora il tutor entra, cioè è una figura chiave. Io mi occupo molto anche di valutazione del processo di learning e ci sono due elementi, ve lo dico subito, che fanno percepire la qualità di un processo formativo elevato, anche se a livello organizzativo avete fatto dei disastri impressionanti. La qualità dei contenuti, cioè il fatto che, ok, ho imparato qualcosa, sì, mi hai messo in una piattaforma oscena, facevo una fatica boia a entrare, ma è come quando voi in un corso in aula dite, mi hai messo in un'aula terrificante, mi fai lezione dalle 5 alle 7 di sera, che rischio di, quando perdo il treno, arrivo a casa alle 11, ma il tuo corso è bello. L'altro è il tutor. Sì, c'era una grossa disorganizzazione, non funzionavano le tecnologie, volevo inviare i miei prodotti, ma non funzionava il sistema, ma grazie al tutor io non passavo la mia giornata male. Comunque lui mi spiegava perché c'erano dei problemi, quando si sarebbero rimessi a posto, mi tranquillizzava, io sapevo che potevo spedire dopo e non succedeva niente. Non so se rendo l'idea. Che è un po' quello che ci aspettiamo noi quando vediamo non va qualcosa, sì, ma non vi preoccupate, potete anche consegnare dopo, non vi preoccupate, la recuperiamo dopo. Allora, ma se non c'è questa persona che ti sta vicino, in qualche modo non è... Non si può andare. Allora, quanto tempo abbiamo? Che volevo anche capire. Allora, noi finiamo alle 2, giusto? Si farebbe anche una pausa, immagino che tutti quanti siete desiderosi di fare una pausa. Quando, o due pause, decidiamo anche insieme a questa cosa. Quando la vogliamo fare? E facciamo una da un quarto d'ora, ditemi voi. Quindi a mezzogiorno.
abbiamo no, parlato, magari, cioè se possiamo, lo potete anticipare d'accordo? Sì, sì, no, cioè facciamo una pausa molto breve. Facciamo una pausa molto breve e finiamo alle 2:15. Io ce la posso fare, nel senso che... No, no, va bene, va bene. No, era per capire. Allora... Certo. No, no, fate pure la domanda adesso. Che dopo andiamo alla parte attiva. Dai. Diciamo che io ho una... Sono, diciamo, una mediatrice learning, in teoria. Cioè, io ho fatto un corso finanziato dal Fondo Europeo dell'Università del Salento perché mi rilasciamo la qualifica di mediatrice learning. Il che è molto discusso anche questa etichetta. In realtà poi mi sono occupata nel concreto, fino a qualche anno fa, di... ho fatto un po', diciamo, di tutto, forse anche male. Però la domanda che voglio fare riguarda il progettista didattico e il progettista di contenuto, perché certe volte io mi sono trovata in questo a metà, tra virgolette, cioè tra venivo interpellata per magari fare un piano di un corso per cui definire degli obiettivi e poi mi trovavo ad avere a che fare direttamente con i contenuti dei docenti, da spacchettare, da riorganizzare, da assemblare. Per cui volevo sapere se in realtà quelle due figure, cioè sono io che ho sbagliato e che ho fatto entrambe le figure, in realtà no. Le figure si sovrappongono, cioè ci sono delle competenze specifiche, allora, che possono essere, che possono distinguere le figure. Faccio un... Perché mi rendo conto, cioè, in caso, nel nostro caso è una questione di risorse economiche, per cui abbiamo dovuto, certo. Diciamo, l'abbiamo fatto in università per il professor Limone e quindi certo. Abbiamo dovuto organizzarci per quelle che erano le competenze, per cui abbiamo anche in alcuni casi dovuto amministrare la piattaforma, ad esempio, cioè decidere quali erano, assegnare i corsi e corsi, abbiamo utilizzato Moodle. Allora volevo sapere se in realtà è atipica questa esperienza fatta qui in università, oppure se in realtà le competenze poi anche in ambito aziendale vanno a... diciamo mischiarsi, hanno identificato. È così. Ah, ecco. Nel senso che questo è un quadro molto complesso che riguarda un processo di qualità elevatissima e costoso. Perché ci sono di mezzo un po' di stipendi, come vedete. È un modello di eccellenza. Dopodiché in natura si trovano delle situazioni dove una persona assume più ruoli. Tanto per fare un esempio, io, a parte l'amministratore del server, li ho assunti tutti questi ruoli. No, non so se in un progetto li ho fatti veramente tutti in un colpo solo, però in più progetti io mi posizionavo in punti diversi, a volte anche in personificando più di questi ruoli. Certo. Le aziende spesso ci sono 3-4 persone, non di più. E le dirò la verità, succede questo, che di queste 3-4, che sono tutte dell'area sviluppo, risorse umane, formazione, poi dipende, perché alcune organizzazioni hanno l'area gestione di risorse umane è distinta dall'area formazione, ma in natura generalmente, dato che di grandi multinazionali, di grandi imprese in Italia non è che ce ne siano moltissime, in generale trovo un'area sviluppo risorse umane insieme, personificate da le stesse persone, si occupano di gestione di risorse umane e si occupano di formazione. Queste 3-4 hanno dei profili dove una è stata una persona assunta, giovane, negli ultimi 3-4 anni, laureato in scienze della formazione nella maggior parte dei casi, che ha competenze in e-learning. Tra l'altro io lo dico, tutti i laureati con me che sapevano minimamente trattare con le macchine hanno trovato subito lavoro prima di laurearsi.
E adesso devo dire che hanno delle belle carriere. Quindi anche lì bisogna, è una cosa che io dico, cioè riguarda anche come ci si vuole spendere. Se hai delle competenze, vedi questa cosa ti può interessare, hai trovato una chiave di svolta, seguila perché qualcuno ti sta cercando. Se ti fermi davanti al computer e dici, però insomma mettermi a sviluppare, mettermi a installare una piattaforma, però difficilmente ti assumeranno, perché dal colloquio capiranno che dopo devono chiamare un'altra persona per amministrare la piattaforma, ad esempio. Se loro hanno a budget 4 persone nell'area formazione e sviluppo umano, e ve lo dico, questo succede anche in molte grandi imprese italiane, con 1.500-2.000 dipendenti, se numeri a volte sono questi. E l'ultimo assunto è il laureato in scienze educazione barra formazione, esperto di learning, che però deve sapere minimamente usare il computer e aver già visto una piattaforma e saper creare un corso online e scriverci gli utenti, per dire. Gli altri tre sono persone che facevano già parte dell'azienda da un po' di anni spesso, perché non è che li butti via le vecchie risorse solo perché arrivano i nuovi laureati in scienza della formazione, questi ci sono ancora. No. È una laurea giovane, voi dovete immaginare che quando voi entrate in un'organizzazione avete a che fare con altri che non sono laureati in questa area, ma in altre aree, perché non esisteva la laurea del formatore, non so se rendo l'idea. Allora, questi esperti di management, economia e commercio, scienze politiche, cioè psicologi del lavoro, c'è cioè di tutto, spesso non sanno niente di learning, cioè dicono ok, sei tu il nostro faro, ti abbiamo assunto per questo. Allora capite che qua dentro voi sì, gli farete fare qualcosa a questi, però se siete fortunati si crea un bel team, altrimenti fate più cose, è evidente, adesso non è che si può stare qui a... Preferisco dirvi le cose come stanno, che sono quelle che vedo quando... No. No, ma anche le università non hanno molte risorse, come voi ben sapete, quindi alla fine della fiera spesso chi amministra la piattaforma è anche il progettista didattico, o uno dei principali progettisti didattici, spesso sa anche produrre qualche contenuto. Chi produce il contenuto generalmente sa amministrare la piattaforma perché entra in piattaforma per fare le prove di utilizzo, quindi le cose base della piattaforma le conosce, a volte conosce anche quelle più vicine all'amministratore del server, perché c'è quel problema tecnico di quella cosa, allora devono mettere a posto il settaggio, ecco, tanto per dar l'idea. Sì, sono, cioè, non prendete questa come una classificazione rigida, per favore. Prendetela come un quadro di riferimento per farvi capire più o meno come ci si muove e cosa serve e a come ci si può posizionare, però rendetevi conto che forse bisogna saper assumere, cioè, come diceva una mia collega, cambiare il cappello. Lei cambiava il cappello e diceva adesso faccio l'amministratore della piattaforma e pac, usava questa metafora, no? Ed era vero, perché era arrivato il momento di fare quell'altra operazione. Tenete per conto anche di una cosa, che o avete un sistema molto articolato, con tantissimi utenti, che richiede continue iscrizioni e disiscrizioni, oppure un amministratore della piattaforma rischia per 2 o 3 mesi di non fare quasi niente, Perché una volta che i corsi sono partiti, ha quasi finito di lavorare. Se non succede niente di particolare, è tutto abbastanza stabile. Quindi anche lì, cioè, come fai a giustificare un amministratore? In alcuni casi non riesci neanche a giustificarlo. Cioè, è così che le aziende non hanno chiaro molte di queste cose. Cioè, quando comprano il pacchetto in outsourcing non riescono a capire cosa ci sta dietro. E quindi fanno fatica anche a capire chi devono tenere internamente, cioè, e chi invece, e cosa invece acquistare fuori. Io penso che questo qui sia una delle grosse problematiche, tra l'altro, cioè dare l'inquadratura giusta anche all'organizzazione, cioè capire veramente che cosa devono usare, quali risorse internamente hanno, come le possono usare, quale acquisire e quale invece prendere in outsourcing, in affitto, cioè è una cosa complessa. E attenzione a una cosa, c'è stata una ricerca, l'ho vista negli ultimi 2 mesi, della
sovvenzionata da Upside Learning, che è una delle società che produce uno dei più interessanti Learning Manager System. Loro avevano fatto una serie di indagini su tutte le situazioni in cui le società, dopo un po' di anni di utilizzo di una soluzione learning, facevano un cambio, un cambiamento. Per cui avevano stilato una specie di indicazioni su cosa fare, cioè se ti serve veramente cambiare o no la piattaforma, il sistema, gli elementi rispetto a quello che avevi perché avevi registrato degli insuccessi. E loro avevano notato che a volte, vabbè, naturalmente il loro interesse era vendere la piattaforma, quindi se non avevi la loro piattaforma sicuramente ti dicevano che dovevi cambiarla. Però a parte quello, la cosa interessante era che loro si rendevano conto che spesso avevi semplicemente sbagliato a utilizzare le risorse. E paradossalmente a volte li avevi anche in casa. Sì. Il problema è che quando tu sei un fornitore esterno non sempre riesci a spiegare al tuo committente cosa dovrebbe fare delle sue risorse, perché giustamente il committente ti dice la risorsa è mia, la uso come voglio. Cioè, certo. No, guarda, io mi sto rendendo conto che se questa persona facesse quest'altra cosa, coprirebbe quell'area che però è fondamentale, noi avremmo i corsi che funzionano in un altro modo. Ecco, tanto per chiarire la cosa. Allora, io avevo pensato questo per la fase più operativa, attiva, laboratoriale, che magari poi alcuni di voi già l'hanno provata e quindi vi sto facendo una proposta assolutamente blanda che non ha alcun, che non ha alcun senso, però magari ci possiamo dividere anche in chi ha avuto già esperienza, chi non l'ha avuta, in modo da, come dire, creare anche dei, si chiama peer education, cioè dei gruppi dove col mutuo aiuto, in qualche modo, quello che ha meno esperienza può apprendere da quello che ha più esperienza. E io dico sempre, quello che ha più esperienza consolida meglio. Perché noi, io dico sempre, riusciamo a fare quadro di quello che sappiamo fare. Riusciamo a capire se veramente, cioè diventiamo consapevoli delle nostre competenze o capiamo di avere dei gap quando dobbiamo spiegare a un altro qualcosa. Io dico sempre ai miei studenti, guarda che tu sei pronto per l'esame quando riesci a spiegare al tuo compagno gli argomenti. Glieli sai spiegare a lui, glieli sai far capire, vieni a fare l'esame, perché passi con la lode in quel momento lì. Poi lui a catena lo farà su un altro. Qual è il momento vero? Perché la consapevolezza dell'apprendimento ce l'hai quando riesci a spiegare a un'altra persona. Allora, potremmo fare dei gruppi di questo genere. L'idea che volevo fare era questa, era sfruttare uno degli ambienti cloud che ci sono in questo momento, forse l'avete già sentito, che si chiama Edmodo, non so se qualcuno di voi l'ha mai già visto, no, beh, immaginavo invece io, vabbè, quindi mi stanno anche andando bene. Che cos'è Edmodo? È sostanzialmente una piattaforma e-learning che, tra l'altro, ha una caratteristica, tende a essere un po' social, cioè sta facendo quello che le piattaforme, come dire, corporate stanno un po' cercando di fare per rinnovarsi, no? Ed è quello di avere una struttura un po' più simile a quella di un social network come funzionamento iniziale, cioè la home page è una specie di bacheca. Poi in realtà tu costruisci ancora dei corsi e inserisci dei materiali, fai delle attività, quindi in qualche modo stiamo sempre parlando di quei processi lì. Però ha un vantaggio, ci possiamo accedere tranquillamente dalla rete con un computer e semplicemente registrandovi al sistema. E potete capire un po' di cose, cioè che ad esempio la parte in cui voi entrerete nel sistema e iscriverete, creerete un gruppo, un corso quindi, e iscrivete qualcuno a questo corso, possiamo fare che un gruppo fa un corso per un altro, per dire, è la parte dell'amministratore della piattaforma. No? Dopodiché all'interno voi potrete, vi porrete un problema, facciamo un corso su che cosa? Ma facciamo un corso per... Non so come si fa la pasta. Faccio cose molto blande perché come si cucina la pasta alla carbonara, come si fa. Fate cose molto banali, per favore, perché se andate con i voli pindarici alle 2 non andiamo a casa. Allora lì a quel punto vi farete il vostro progettino, no? Quindi guarderete le risorse che ci sono e tenterete di capire che cosa potremmo fare. Allora, le risorse che ci sono dentro, le cose banali che ci sono, poi magari altre potete vederle voi, sono
degli applicativi interni per creare dei contenuti oppure l'inserimento di file che magari voi trovate in giro dove per delle slide in PowerPoint per dire che spiegano questa cosa, la costruzione di test per dire che è una cosa tipica dell'e-learning per andare a verificare l'apprendimento e come dire magari decidere che una delle parti di comunicazione possa diventare un punto per discutere delle problematiche. Faccio una serie di esempi. Naturalmente per farlo se c'è una fase in cui io vi lascerei fare un po' di esplorazione libera, poi io giro, non vi preoccupate. Per i gruppi, così guardate gli strumenti che ci sono, qualcuno ve lo do io, no? Per il resto lascerei molto che siate voi a dire c'ho queste quattro cose, potremmo usarle in questo modo. Però la cosa importante è che fate un po' di esplorazione e poi sul foglietto di carta vi mettete giù il vostro progettino. In questo momento voi diventate i progettisti didattici, no? Dopodiché dite va bene, per spiegare come si fa questa cosa, pasta da carbonara, prendo magari questa cosa che trovo su internet già pronta, questo video di YouTube, poi come dire, non è un problema, non voglio mica farvi fare il produttore di contenuto, però sostanzialmente è un po' come se faceste una parte di questo. C'è un applicativo che vi permette di, dopo magari se potremmo usare quello, di integrare risorse diverse, no? Tipo un video di YouTube con un testo fatto da voi, con delle slide, cioè ve le integra e poi dopo crea una specie di visualizzatore. Con due clic si attiva. Anche quello, ecco, la cosa bella di Edmodo è che è molto semplice da usare, in due orette si fa il lavoro, ve lo posso assicurare. Dopodiché potete decidere che magari ci si ponga come un tutor che entra nel gruppo e nella bacheca del gruppo scrive delle cose per sollecitare. Quindi vedete, con un'operazione per ogni ruolo più o meno riuscire ad avere il quadro di che tipo di operazioni si fanno per cominciare a capire cosa succede in un sistema molto complesso. Così si può fare in due orette, ve lo posso assicurare, se vi può andare bene, perché secondo me mettere mano è una delle cose fondamentali. Poi mi hanno detto che questo è un laboratorio, quindi era un po' anche quella. Questa era una parte introduttiva che doveva far quadro per non perdersi dopo nel coso. Allora, se organizziamo i gruppi adesso prima della pausa, così dopo quando rientriamo... Ma se vi metto 2 o 2, quanti? 2, 3. Ma in realtà 5 o 6. Non so se va. No, dovrebbe andare anche sul. Cos'è un iPad? È un iPad o un Android? iPad. Non l'ho mai provato su. Creiamo magari i primi gruppi a 2-2, così almeno tentiamo di capire. Se mi alzano la mano quelli che hanno già minimamente lavorato su prodotti multimediali, learning, eccetera, lei l'ho capito? Come? Ma ha lavorato? Cioè, deve esserci... Tanto tempo fa, quindi lei mi sta dicendo che è un po' arrugginita, però sapeva andare in bicicletta, ecco, una cosa di questo genere. Quindi lei e voi tre, mi è sembrato di capire, giusto? Anche lei? No. 2, 3, 4, 5 ne abbiamo, ok. Beh, a questo punto potremmo creare delle coppie, per dire, dove chi non ha alzato la mano insegue, un minimo di esperienza, sì, così almeno ha un quadro minimo, aiuta molto quell'altro, ecco, tutto qui. Lascerei anche a voi la scelta di come raggrupparvi e il sistema è questo. Magari prima della pausa vi lascerei crearvi l'account a questo punto, si chiama Edmodo. E sì. Come in tutti i sistemi cloud, si entra, ci si registra e...
Allora, chi ha il computer? Nessuno, no, no, sì, qualcuno ce l'ha. L'iPad non sono sicurissimo che tutto funzioni, perché forse sono le applicazioni. Perché c'era una app che volevo farvi vedere, non so se andrà sull'iPad. E non l'ho provato con l'iPad. No, allora, secondo me la parte questa qui funziona, ma quando si va su... Cioè io ho questa app che si chiama Blend Space che volevo farvi provare, che secondo me non va sull'iPad, però non l'ho mai provata sull'iPad. Possiamo provare. Sì. Oh, come sono le coppie? Giusto per capire. Se riusciamo perlomeno a... Stiamo per iniziare, sto facendo partire i gruppi di lavoro. Io invece non riesco a fare il gruppo, non mi sarebbe piaciuto, però c'è una roba da fare per i TFA in Beh, ciao, ciao, a dopo. Buon TFA. Ciao. Sì, ho fatto un pass. Ah, i pass. Ok, vediamo più tempo. Alle 2. Non ho mezzi programmati, pensavo di andare a prendere l'autobus in stazione, quello che va direttamente all'aeroporto. E sai che ora è? Ok. Ah. Secondo me. No, perché vorrei andare a noi, ci prendiamo a panino insieme, cioè se riusciamo. Tu riesci, ci sei? Io penso che in un'oretta ho finito la mia cosa. Ah. Quindi verso l'una e mezzo dovrei stare qua. Allora mangio qualcosa, volentieri, dai. Ciao. Ok, ciao. Allora, come avete immaginato, voi due mi sembra che avete intenzione di, a questo punto, voi due, quindi, però voi siete senza computer, quindi potete prendere uno di quelli là. Ok, volete magari, la domanda è, volete fare subito la pausa o, va bene, facciamo la pausa, dai. Allora facciamo una pausa, ci vediamo fra... Perché in genere non si devono scaricare. Io ho una curiosità per sapere la filosofia insomma della terza forma, se ce l'hai. Da come è messa qui, sembra che si possa scaricare direttamente, infatti. E poi comunque non fa scaricare. Cioè, era la domanda, era per quella, cioè per sapere se in una idea proprietaria, diciamo, uno non possa scaricare i materiali. No, allora, insomma, se uno vuole lavorare in proprietario, questa non è una piattaforma. Qualche prova con il mondo, cioè niente. Vi ringrazio per l'attenzione e buona giornata.